Valle dell'Adige 10.000-11.000 anni fa era molto diversa rispetto a quella che vediamo oggi. C'era un ghiacciaio molto spesso che la ricopriva quasi interamente fino alla cima delle montagne, fino a circa 2.000 metri di quota. E noi questo lo possiamo poi anche leggere come variazioni del fiume tramite l'analisi che abbiamo eseguito guardando al sottosuolo con tecniche geofisiche, con indagini geoarcheologiche e non ultimo anche utilizzando le mappe storiche. Questo quindi è molto interessante perché ci fa capire come comunque a seconda del momento in cui sei, della storia della Terra, devi immaginarti anche un ecosistema fluviale molto, molto diverso. In questo momento ci troviamo a Trento, esattamente dentro il letto del fiume Adige, l'antico letto del fiume Adige, che passava proprio in questo punto, prima degli interventi di rettifica che si collocano intorno alla metà del XIX secolo, che hanno spostato verso l'ovest appunto il corso delle acque. Il potere amministrativo locale commissiona a dei cartografi, ingegneri cartografi per lo più, dei progetti cartografici per risolvere appunto il problema dell'andamento meandriforme e quindi problematico del fiume Adige. Qui si vede un bel esempio. Vediamo l'Adige che si trova sul lato sinistro della valle adesso, ma prima della rettifica di metà 800 il fiume occupava tutta la piana e anzi proprio in questo punto qui, a Valle di Trento di fronte al paese di Mattarello, andava proprio contro le montagne che stavano dall'altra parte. Non solo appunto divagava per la piana, essendo molto più largo lasciava spazio, aveva una forma molto diversa e dentro di sé aveva delle isole, delle spiagge di ciottoli che si chiamano barre, che adesso non sono più presenti. Questo l'abbiamo capito anche andando a utilizzare gli strumenti di simulazione al computer, che ci hanno consentito da una parte di ricostruire dove si muoveva e come si muoveva, dall'altra ci hanno consentito di poter prevedere come l'Adige evolverebbe nel futuro, come si muoverebbe se ne avesse la libertà. Cosa che è importante, per esempio, quando si fanno i progetti di riqualificazione fluviale o ambientale, che lasciano un po' più di spazio al fiume, che è una attuale tendenza nella gestione dei corsi d'acqua.